Da notizie di stampa si apprende che sono state depositate le motivazioni del giudice riguardo alla sentenza della donna di 59 anni morta nel 2010 all'ospedale Maggiore di Bologna. Emerge che le perizie hanno accertato che se anche vi fosse stato un tempestivo intervento chirurgico sulla lacerazione, questa ragionevolmente non avrebbe evitato la morte per la presenza del liquido addominale nel liquido addominale di un batterio resistente agli antibiotici e di cui verosimilmente la paziente era portatrice sana. L'affermazione dei periti lascia qualche dubbio aperto, ossia come fanno a sapere che era portatrice sana visto che non risultano siano stati eseguiti esami prima dell'intervento e se anche fossero stati fatti come mai è stato operato ugualmente? Il fatto che l'AUSL, che conosceva queste perizie, abbia riconosciuto ed elargito un risarcimento di 1 milione di euro alla famiglia della donna deceduta chiarisce i dubbi sopra riportati, o almeno in parte, ossia che l'infezione molto probabilmente è stata contratta nell'ambiente ospedaliero e per tale motivo si è provveduto a risarcire. Ora, l'infezione nosocomiale, oltre a essere un evento critico dal punto di vista della salute e della sicurezza, rappresenta anche un costo aggiuntivo per l'intero sistema sanitario e per la struttura ospedaliera. Il costo delle soluzioni che contribuiscono a ridurre il tasso di infezioni ospedaliere è inferiore a medio e lungo termine al costo sanitario, gestionale e sociale delle infezioni insorte durante i ricoveri. Per ridurre le infezioni ospedaliere è necessario non solo attivare strategie per la rimozione o la riduzione dei fattori di rischio, ma anche organizzare in modo sistematico i flussi informativi e la reportistica inerente alla diffusione delle infezioni stesse, gli isolamenti microbiologici, il consumo di antibiotici e il rispetto delle linee guida comportamentali, che spesso non vengono rispettate non per volontà del personale, ma principalmente per i carichi di lavoro eccessivi, per la mancanza di personale dovuto ai continui tagli e per un'organizzazione di lavoro improntata al risparmio e non all'efficienza. Da diversi anni si è affermato anche l'uso di nuovi sistemi per la disinfezione ambientale e il monitoraggio dell'efficacia delle operazioni di pulizia, basati sull'erogazione, ad esempio, automatizzata di perossido di idrogeno e sulla rilevazione automatizzata in tempo reale della carica batterica. E nelle aziende ospedaliere che hanno adottato tale sistema si sono realizzati drastici abbattimenti dell'incidenza media delle infezioni, passando da valori superiori alla soglia a valori vicino allo zero. A tal proposito, quindi, date queste premesse, noi chiediamo all'assessore se ritenga opportuno introdurre nel piano regionale della prevenzione, presentato comunque poco tempo fa, maggiore attenzione e un potenziamento alle azioni riguardanti appunto le infezioni correlate all'assistenza, ad esempio con l'obbligo prima di ogni intervento degli esami microbiologici, oppure con un sistema di incentivi e penalizzazioni che dia remunerazione alle strutture sanitarie che effettuano efficacemente la prevenzione e addebitando i costi delle terapie con le strutture sanitarie che originano gli eventi non adottando realmente le linee guida esistenti. E anche all'utilizzo chiediamo quale sia la posizione riguardo l'utilizzo delle nuove tecnologie evidenziate nelle considerazioni appena fatte. Grazie. Grazie. Passo la parola all'assessore Venturi. Grazie Presidente, grazie consigliera. Io non so se riuscirò a leggere nei 3 minuti che mi toccano la risposta e quindi leggerò quello che riuscirò, il resto glielo darò sotto forma scritta. Comunque c'è una raccomandazione del Consiglio d'Europa del 2009 che determina una serie di elementi che vanno controllati e implementati per ridurre il tema e l'incidenza, la prevalenza delle infezioni ospedaliere e riguardano, glieli cito, l'infrastruttura e l'organizzazione, la sorveglianza e il monitoraggio, la formazione, la promozione della diffusione di pratiche sicure, il monitoraggio della performance delle aziende. Su tutti questi 5 punti devo dire, non perché lo diciamo noi, ma perché è disponibile anche sui siti ministeriali, l'Emilia Romagna è la prima regione in Italia in ognuno degli ambiti che ho menzionato. Per quanto riguarda l'infrastruttura e l'organizzazione, nel 2013 sono state date indicazioni alle aziende e rispetto ai programmi di prevenzione del rischio infettivo associato all'assistenza, c'è una delibera di giunta, la 318 del 2013, è la prima normativa regionale
ad aver chiesto alle aziende di integrare i programmi di prevenzione e trasmissione della trasmissione delle infezioni con i programmi di uso responsabile degli antibiotici. Sulla sorveglianza e il monitoraggio e la diffusione, la promozione delle diffusioni di pratiche sicure, in particolare è stato attivato un sistema di sorveglianza regionale dell'antibiotico resistenza a partire dai laboratori, unico in Italia per copertura, qualità dei dati rilevati e tempestività della restituzione di informazioni, un sistema di sorveglianza delle epidemie ed eventi sentinella, anche questo unico nelle regioni italiane, un sistema di sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico. L'elaborazione integrata dei dati di consumo degli antibiotici a livello ospedaliero e territoriale negli adulti e nei bambini, un sistema di monitoraggio regionale dei consumi di prodotto idroalcolico per l'igiene delle mani, che come sappiamo è uno degli elementi più importanti per quanto riguarda la prevenzione delle infezioni. Dico anche che c'è un sistema di sorveglianza specifico sull'infezione da Clostridium difficile, che è uno dei batteri più frequenti, specialmente negli ambienti di rianimazione, nelle aree critiche degli ospedali emiliano-romagnoli e non solo emiliano-romagnoli del mondo. Sulla formazione, la formazione è costante nel corso degli anni. C'è in particolare una formazione regionale per referenti dei gruppi operativi aziendali della durata di un anno che serve proprio a condividere i sistemi e gli strumenti all'interno delle aziende della regione Emilia-Romagna. Riguardo alla promozione delle diffusioni di pratiche sicure, sono state date raccomandazioni rispetto agli standard di attività e quindi un compendio delle principali misure, il monitoraggio della performance aziendale, che anche lei ha citato. Nel 2010 abbiamo attivo un sistema di monitoraggio sulle performance aziendali che periodicamente vengono riportate e contribuiscono a promuovere il progressivo miglioramento degli standard inclusi nel monitoraggio stesso. L'informativa su quanto portato avanti in questo settore è stata anche presentata e discussa in commissione il 25 maggio 2015. Rispetto alla introduzione di nuovi device come quello che lei ha citato, le assicuro che per quanto riguarda l'erogazione automatizzata del perossido di idrogeno e la rilevazione automatizzata in tempo reale della carica batterica, la decisione da parte degli organismi che a livello internazionale definiscono le pratiche più sicure, la decisione se raccomandare o meno una specifica tecnologia si deve basare sulle linee guida internazionali e queste, le più recenti, sto andando di corsa, Presidente, e queste, alcuni studi infatti hanno dimostrato l'efficacia di questa tecnologia nel ridurre il livello di contaminazione ambientale in ambito sperimentale, ma non è ancora dimostrato che ciò si verifichi in tutti i contesti operativi, cioè la fattibilità di applicazione del metodo cambia nei contesti che vengono analizzati localmente. Non è ancora dimostrato che la riduzione della contaminazione ambientale abbia inoltre un effettivo impatto da sola nella riduzione delle infezioni in tutti i contesti assistenziali. Questo è un tema che da decenni viene dibattuto e purtroppo questa dimostrazione non c'è, anche perché ci sono dei contesti assistenziali che noi definiremo, si definiscono da parte anche dei cittadini normali, sporchi, in cui le infezioni ospedaliere per fortuna sono perfino più basse di quelle che si hanno nelle migliori sale operatorie. Per dire che questo è un tema davvero dibattuto e davvero difficile in termini di soluzione. Infine, circa il sistema di incentivi e penalizzazione, il DRG è un sistema che classifica pazienti dimessi da un ospedale in gruppi omogenei di assorbimento di risorse. È una valutazione di natura economica, questo sistema è usato su scala nazionale per alcuni processi di analisi, ad esempio nell'ambito del piano nazionale esiti, che è quello che ci misura annualmente regione per regione. Si precisa tuttavia che il DRG non è l'unico strumento utilizzato dalle direzioni, in particolare il flusso regionale consente di analizzare anche questi aspetti legati alle infezioni e trovare ambiti di miglioramento. Tuttavia potrebbero essere trovati nel corso dei prossimi anni a livello regionale meccanismi incentivanti e premianti che tengano conto anche dei dati regionali che oggi noi rileviamo. Grazie. Grazie Assessore. Consigliere Sensoli, 2 minuti per l'eventuale replica.
Grazie Presidente, ringrazio l'Assessore. Mi riservo naturalmente di leggere la risposta completa, visto che i tempi sono stretti. Ci tengo ad insistere su alcuni fattori, seppur non c'è una dimostrazione, come ha detto lei, a oggi in tutti i casi riguardo alle nuove tecnologie, riteniamo che comunque il sistema di precauzione, specialmente quando si tratta della salute dei pazienti, vada sempre applicato, soprattutto considerando appunto l'aspetto della salute e della sicurezza, ma anche l'eventuale aspetto economico. A tal proposito ci tengo a sottolineare il discorso del sistema del rimborso dei ricoveri ospedalieri, perché oggi prevedere un aumento della remunerazione della struttura sanitaria quando il paziente viene dimesso dopo aver contratto un'infezione correlata all'assistenza, addirittura paradossalmente potrebbe incentivare le strutture a non operare dei sistemi di prevenzione a tal proposito. Quindi su questo chiaramente insisteremo, così come insisteremo sul fatto di attuare tutti i metodi che possono, anche in maniera non provata definitivamente a livello scientifico, essere precauzionali e preservanti la salute dei pazienti. Grazie.